Bene ragazzi, eccoci con diciamo il modello precedente e il successivo. Abbiamo l'S1 e l'S2. Abbiamo nell'S1 un sempre Android Jelly Bean in entrambi i telefoni, visto che l'S1 non è che è uscito da così tanto tempo. E entrambi hanno uno schermo grande, uno da 5.7, l'altro da poco più di 6 pollici. Uno però, l'S2, è Full HD, mentre il Liquid S1 è semplicemente uno schermo HD. Abbiamo un processore quad-core per entrambi. Qui però abbiamo il nuovissimo Snapdragon che quindi è aggiornato rispetto all'1.5 GHz del S1. Poi abbiamo 8 megapixel per quanto riguarda la fotocamera dell'S1, mentre quella dell'S2 abbiamo già visto che può arrivare a far scattare foto fino a 10 megapixel. Già che ci siamo, parliamo anche di RAM e di memoria. Abbiamo 2 giga di memoria nell'S2 e solo 1 giga invece, per così dire, solo nell'S1. Andrei anche a questo punto nelle impostazioni, non tanto a vedere la versione software che è la stessa, ma più che altro andare a vedere lo storage, quindi la memoria disponibile, che nel caso dell'S2 è di 16 GB, mentre nel caso dell'S1 è di soli 8 GB. Questi 8 GB sicuramente saranno espandibili tramite micro SD. Il telefono si apre qui sotto, ora però io non posso aprire il telefono visto che è bloccato, e quindi questo per quanto riguarda l'S1. Per quanto riguarda invece l'S2, sicuramente alzando questa levetta io posso andare qui ad inserire SIM tramite questo forellino e la micro SD tramite quest'altra porta. Però purtroppo da questo punto di vista non sono state date ulteriori informazioni da Acer. Direi allora che è tutto per questo versus tra l'Acer S1 e l'S2, e ci vediamo alle prossime recensioni. Grazie.